che non trovo nessun motivo di condanna in quest'uomo. La nostra legge dice che deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Il suo sangue ricada sopra noi, i nostri figli. La durissima realtà che tutti rifiutiamo, che non riusciamo a capire e ad accettare. La fine della vita, la morte, ancora più incomprensibile e inaccettabile quando altri ci condannano a morte pur essendo innocenti. Senza pietà di alcun sollievo, per cui si desidera la morte come liberazione, pace, fine del dolore. Ancora più duro è il Calvario quando chi ti ama ti abbandona, fugge, si dimentica di te. Nella salita al Calvario seguiva Gesù una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me. Tutti noi siamo dei peccatori, ma lui non ha fatto niente di male e paga la nostra stessa condanna.
Gesù! Gesù! Ricordati di me quando sarai al tuo regno. Verità, verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito.